Marzio. Chi lo dice? Chi lo dice? Chi lo dice? Che cosa che vuol dire chi lo dice? Chi lo dice che è più utile lì? Io capisco l'esperienza come quirinalista, ma chi lo dice che è più utile lì piuttosto che là? È un'ipotesi di cui lei è portatore, ma io esempio penso che sia tutto da vedere, insomma. E non che io desideri che lui vada al Quirinale, ma non è detto che sia meglio qui piuttosto quindi, che scusa, là, la Russa, perché scusi, lì dura 7 anni. Quindi qui lei non condivide Salvini? No, finisco. Qui se rimane... Io dico che è un'ipotesi, ma non che va meglio lì che qua, perché se lui rimane Presidente del Consiglio avrà a che fare con una fase preelettorale che durerà più di un anno, in cui ballerà molto più di adesso, e non so se gli interessi così tanto ballare. Poi io non sono per lui, quindi per me la prima ipotesi è Berlusconi, ma dico come analisi, non è vero che convenga all'Italia che Draghi resti per forza lì. Conviene al partito, ai partiti di sinistra, che non potendo più dare le carte pensano che l'unica soluzione era ed è quella di immobilizzare tutto. Questo è l'unico motivo per cui si pensa di tenere Mattarella. Scusi, la Russa, ma il non paese, potendo al di là della fase di sinistra, no, provo a seguire il suo ragionamento, ma sì. Il paese Italia, noi tutti cittadini, al di là delle fasi preelettorali e delle fibrillazioni della politica, ma non ci converrebbe invece un governo di gran stabilità da qui al prossimo anno e mezzo, che abbiamo dei problemi enormi da risolvere? Un governo di grande stabilità non lo si ottiene con i desideri. Quando si ha una situazione di un governo pieno di partiti l'uno contrapposto all'altro e quando si avvicinano alle elezioni, è impossibile, con Draghi o senza Draghi. La soluzione per quello non è che siamo pazzi. Noi da sempre diciamo che l'unica soluzione di stabilità lo dà un governo fatto da partiti che hanno un programma comune. Per questo diciamo, in un mese, in 2 mesi facciamo le elezioni, chi vince ha una maggioranza stabile, e quello è un governo stabile, non un governo con l'EU e Berlusconi, con Salvini cioè, e il Partito Democratico. Le elezioni sono ancora la via maestra, dice la Russa, per quanto ci riguarda. E Peter, no, mi dice una cosa. Beh, in democrazia così dovrebbe essere. Peter, che ha fatto? Ha perso il...